In questa seconda domanda, B, si chiede in pratica di calcolare la forza elettromotrice indotta come lavoro per unità di carica, lavoro che fa il campo elettromotore quando trasporta i portatori di carica. Siccome questo lavoro compiuto richiede il calcolo di un'integrale, il testo suggerisce, anzi richiede, di costruire il grafico della forza elettrica in funzione di R, così da ricondurre il calcolo dell'integrale al calcolo di un'area. Il testo parla di lavoro della forza elettrica su un elettrone che si sposta dal centro al bordo del disco. Siccome io utilizzo i portatori di carica positivi, per convenzione, invece degli elettroni che vanno dal centro al bordo, io prendo i portatori di carica positivi che vanno dal bordo al centro. L'idea è quella di calcolare il lavoro del campo elettromotore lungo questo percorso chiuso, come dicevamo prima, e quindi è questo calcolo qua. Il lavoro, diviso poi per la carica elettrica del singolo portatore di carica, ci dà la FEM. Dunque la richiesta è di calcolare questa integrale, ma non come integrale matematico, ma come area. Infatti si riporta la forza elettrica del campo elettromotore in funzione della distanza dal centro. L'espressione di questa forza elettrica è Q per il campo elettromotore, quindi Q omega RB, che è questa retta, che raggiunge il valore massimo sul bordo, dove vale Q omega AB, quando il raggio R vale A. Ciascun contributo di lavoro infinitesimale, DL, è la forza elettrica per lo spostamento infinitesimale, che nel grafico corrisponde all'area di queste sottili strisce di spessore infinitesimale. Come indicato qua, il lavoro infinitesimo della forza del campo elettromotore vale l'area di questa striscetta, la forza elettrica per lo spostamento. Allora tutto il lavoro svolto dalla forza elettrica è la somma di tutti questi contributi, e quindi sommando tutte queste striscette si ha l'area di questo triangolo, che si calcola un mezzo base per altezza. L'altezza è il valore massimo della forza elettrica, Q omega AB, e la base vale A, cioè il raggio del disco. Dunque questo lavoro, sostituendo queste espressioni, vale questa formula qua. Poi la forza elettromotrice è il lavoro per unità di carica, quindi dividiamo per la carica e otteniamo un mezzo omega BA alla seconda, che è la stessa espressione della FEM che avevamo già ottenuto in precedenza con il calcolo integrale matematico. Nel testo non è chiaro se si parla di lavoro della forza elettrostatica o della forza del campo elettromotore indotto. Ricordiamo che sui portatori di carica positivi il campo elettromotore indotto fa lavoro motore e il campo elettrostatico fa lavoro resistente, perché il campo elettrostatico si opponeva ad ulteriori arrivi di portatori positivi. Dunque se calcoliamo il lavoro del campo elettromotore indotto otteniamo un valore positivo, se calcoliamo quello del campo elettrostatico otteniamo un valore negativo, che è l'esatto opposto, quindi stesso valore e segno cambiato rispetto al lavoro del campo elettromotore.